Ciao a tutti, torna dalla Key Master, lanciatissimo verso i 2300, anche se ieri ce la siamo visti bruttissima, ma proprio brutto, brutto, brutto. Vediamo un po' chi sarà il nostro avversario di oggi, 2381. E noi proviamo comunque con la mitica Dori. Su D5 abbiamo Bela che è pronta, cavallo E4. Subito, proprio senza pensarci, e subito, andata! Abbiamo l'avvoltoio sulla scacchiera, bellissimo. E qui io direi che possiamo subito cambiare in C3. Questi due pedoni sono deboli, questo è debole, il centro è bloccato e l'alfiere in G7 oggettivamente gioca molto bene. Arrocchiamo. Ah, e qui devo dire che l'effetto a sorpresa della Dori ha funzionato. Il nero ha doppiato il bianco in C3, debolezza in A2, ha già arroccato, mentre il bianco deve ancora arroccare e prima ancora sviluppare l'alfiere di re. Qui devo dire che la partita si fa decisamente interessante. Tant'è che il nostro avversario adesso si sta prendendo il suo tempo. Alfiere in E2, mossa standard. E io qui sarei quasi tentato di giocare una mossa avventata come donna A5. Ma saggezza impone di sviluppare prima i pezzi leggeri, solitamente una scelta che funziona, solitamente. E io qui direi di giocare il nostro equino in E5, si preme sul cavallo in F3, si tiene d'occhio il pedone debole in C4, la casa D3 tenuta dall'alfiere E2. Qual è l'idea di cambiare eventualmente i pezzi leggeri? È quella di entrare in un finale favorevole. Vi ricordate la debolezza di questi pedoni? È chiaro che in un finale di soli pedoni il nero dovrebbe avere la meglio, ma finché ci sono i pezzi la cosa si complica non poco. Ragion per cui, dopo lunghissime riflessioni, andremo a giocare. E adesso però donna A5 ci sta. Si attacca il pedone in C3. E poi andiamo a giocare torre B8. L'idea è giocare alfiere D7 senza cedere il pedone B7 e poi eventualmente sostenere anche l'avanzata del nostro pedone B. Il problema è che andremo a sbarazzare, a dare la possibilità al bianco di sbarazzarsi di un pedone doppiato. D'altro canto, l'attività del nero sulla colonna B dovrebbe essere un valido motivo. Il problema è che giustamente il nostro avversario sta tenendo bene la spinta in B5 e in caso di A6 avrebbe donna B6. Quindi, alla luce di tutto ciò, giochiamo B6 con idea A6 e poi B5. E questa mi sembra una buona scelta. Tra l'altro qui il centro è minaccioso, ma senza il cavallo da attaccare, per esempio, si fa ben poco. A6, il dado è tratto, la minaccia pronta a scagliarsi sul nostro avversario e la spinta in B5. Qui dobbiamo fare attenzione, ma nell'insieme alfiere B5, occhio perché c'è C4, quindi qui la ripresa giusta dovrebbe essere di pedone. E in caso di C4, donna per D2. In realtà alfiere B5 con idea C4 poteva andare incontro lo stesso a donna per D2, ma avremmo dovuto calcolare qualche tatticismo in più, cosa che il buon Lucky, se può, evita volentieri. Qui invece rimane comunque tarpata la possibilità di spingere momentaneamente in C4, pedone in A2 e un
un grosso problema per il nostro avversario, e qui addirittura potremmo valutare C4 con l'idea di bloccare il pedone in C3 e alleggerire la pressione sul pedone in B5 su cui picchia l'alfiere in F1. È una possibilità, sicuramente. Il problema è che andremo a cedere la casa D4, ma per far ciò il bianco dovrebbe giocare alfiere in E3 e quindi lasciare al suo destino momentaneamente il pedone in C3. Ragion per cui, dopo lunghe riflessioni, C4. Così il nero si crea un pedone debole, il pedone in B5, ma il bianco ne ha due. E adesso andiamo a giocare anche torre A8. La pressione sul pedone in A2 è evidente. È una mossa come donna 3, dovrebbe complicare ulteriormente le cose al nostro avversario. Da notare che in A3 si blocca il pedone A2, si attacca il pedone A2, si preme sul pedone C3, su cui picchia anche l'alfiere in G7 e la torre A1 per difendere A2. Si mette sotto il fuoco incrociato del nostro mostro. Qui adesso dobbiamo cercare il modo di aumentare la pressione. Torre A4 in realtà è un nulla di fatto, a meno che, solo che torre A7, alfiere in E3 con guadagno di tempo. E allora torre A6. Torre A6 ci piace, l'idea è torre F in A8, aumentando la pressione su A2 e valutando anche l'opportunità di giocare torre A4, con l'idea comunque di riprendere in A4 con un altro pezzo pesante anziché di pedone. Da notare la forza di questo alfiere che difende B5, che difende C4, che toglie importanti case al nostro avversario e blocca C3. Quindi direi che possiamo essere soddisfatti di come sono andate le cose con questa avvoltoio di oggi. Leggero vantaggio per il nostro avversario, che adesso ha il dilemma di affrontare la mossa energica torre A4. Vedremo poi col motore se effettivamente funziona oppure no. Il problema è che il nero a minacciare il cambio in B4 e C per B4 andrebbe incontro alla molesta alfiere per A1. E qui vediamo la forza nella variante Dori, nella difesa Dori, ad essere pignoli, sloveni, dell'alfiere sulla grande diagonale scura. A prenderla un po' sotto gamba ci si può far male, e questo vale anche per un giocatore dal rating particolarmente elevato. Tant'è che il nostro avversario, che era in vantaggio di tempo, adesso è sotto di tempo. È di quasi un minuto, ridendo e scherzando. E quindi che fare? L'alfiere in F1 difende G2, anche se il nero al momento non l'attacca, e tiene d'occhio E2 e D3, anche se D3 è controllata dal pedone C4. In C4 non può andare, se il pedone è difeso, in B5 tantomeno. L'alfiere deve difendere il pedone in C3, minacciato due volte dal nero, e per giunta abbiamo, peccato che sia un cannone di Alekhine alla rovescia. L'ideale sarebbe stato piazzare la donna alle spalle delle torri nere. Per far questo dovremmo giocare questa manovra e magari avere anche se giocassimo torre A6, come la vedreste? Torre A6 è interessante perché si minaccia donna C5, intanto la donna continua a premere
Sì, questa mi piace. E forse riusciamo a replicare sulla colonna A il famosissimo cannone di Alechi. Incredibile, non ricordo in quale video, ma lo vado a cercare perché ne vale la pena. Avevo parlato del cannone di Alechi, ho detto prima o poi ce la farò. E forse è arrivato il momento buono. Guardate che meraviglia. E qui c'è una pressione che veramente fa paura. Credo che l'unica sia Torre B2 per difendere il povero pedone in A2. E tutto cominciò con cavallo E4, cavallo per C3. Io qui blocco anche con Torre A3 il pedone in A2 e continua la pressione sul pedone in C3, non più con la donna, ma con la torre, e questo vincola alla difesa del pedone in C3 l'alfiere in D2, che starebbe molto meglio in D4, attaccherebbe la donna e contrasterebbe l'alfiere in G7, ma così non è, e devo dire che le migliori chance in questa partita, almeno finora, le sta avendo il buon Lucky. Ok, qui forse l'idea è alfiere F2. Attaccando la donna adesso si potrebbe. E noi preventivamente donna 8. Donna 8, piazziamo due dei pezzi pesanti su Casachiara. È da notare che anche donna nera e re bianco sono sulla grande diagonale bianca. E questa alla lunga potrebbe essere un problema. Tant'è che il nostro avversario, consapevole della pericolosità di un attacco ai raggi X, preferisce re H2. Come aumentare la pressione? Bella domanda. Visto che le forze bianche sono in qualche modo meno mobili, da notare i tre pezzi pesanti che sono costretti a difendere a due, mentre il nero attacca, il fatto che attacca ci dà la possibilità di avere maggiori chance di attacco e quindi giochiamo una mossa impegnativa come E6. Il nostro avversario cattura in E6. E qui, attenzione al controgioco del nostro avversario, riprendiamo di pedone. L'alfiere deve rimanere in D7 a difendere B5. Da notare che però adesso la donna bianca diventa di colpo molto più attiva. E4 diventa un bersaglio, al momento è difeso dalla donna, ma bisogna fare attenzione. Anche F4 adesso non sembra godere proprio di ottima salute. L'alfiere continua ad essere un ottimo pezzo. E addirittura per aumentare la pressione potremmo valutare torre 6 in A4 e donna A5, premendo su C3 ad oltranza. Il problema è che per cercarsi delle chance di attacco, anche il buon Lucky ha dovuto cedere un po' di terreno al suo avversario. Quindi bisogna fare comunque sempre molta, molta attenzione. Qui, ad esempio, torre D1 attacca il pedone in D6. Vero è che al momento c'è la torre che difende e per giocare questa mossa d'attacco, però su torre A2, torre D6 con idea torre per D6, torre per A2. Torre A2, torre D6, torre B2. Qui diventa impegnativa. Ma noi non siamo di certo costretti ad entrare in questa variante. Anche se la tentazione di giocare una mossa come torre A2 è forte. Torre A2, torre D6, torre B2, torre A6.
torre C2, scacco, non lo so, c'è qualcosa che non mi convince, ma soprattutto, visto che il problema è legato al controgioco su D6, tanto vale alfiere F8, fine. Difendiamo alla radice il pedone D6 con alfiere D8, alfiere F8, e adesso rimane sulla scacchiera la minaccia torre per A2. Torre per A2, fastidiosissima. 2 minuti e 59 per Lucky Master, 1,53 per il nostro avversario, 2381, non è poco. Quindi, chapeau al buon Lucky se riesce a vincere questa partita. Qui la cosa migliore, visto che siamo in vantaggio di tempo, abbiamo i pezzi più attivi, è quella di non cambiare i pezzi. Proprio perché comunque sia è più facile per il bianco mettere il piede in fallo che per il buon Lucky, che comunque sia una situazione più facilmente difendibile. E lo è perché i pezzi bianchi sono poco attaccanti e sono poco attaccanti perché impegnati alla difesa, ad esempio del pedone A2, del pedone C3, E4 pure deve stare in campana, F4, anche se non è attaccato da nessuno, non è neanche difeso da nessuno. Alfiere F2, molto ben piazzato questo alfiere, si minaccia alfiere D4, il problema è che il pedone A2 adesso è in presa, ma proprio semplicemente. E noi ne approfittiamo subito, ben volentieri, eliminiamo la debolezza cronica nello schieramento del nostro avversario e, fatto il suo lavoro, la torre comincia a scegliere altri piani di attacco. Qui addirittura sarebbe interessante una mossa come alfiere C6 e la giochiamo subito. Possesso della colonna A, possesso della grande diagonale. E qui il nostro avversario sarebbe ben lieto di barattare il pedone 4 sott'attacco per il nostro pedone B5 che difende C4. A noi tutto ciò non ci sta bene. Ragion per cui solo che torre A3, alfiere D4 fa il gioco del nostro avversario. Ma adesso abbiamo alfiere D7. Non essendoci più l'attacco della torre D1 sul pedone in D6, alfiere G7 è ottima. E inoltre si rende meno forte alfiere D4, perché dopo il cambio in D4 il nero si ritroverebbe con due pedoni passati e uniti sulle colonne B e C. Quindi sarebbe difficile tenere questo tipo di posizione. Da notare che ormai il tempo è agli sgoccioli e non mi sembra che il nostro avversario sia un giocatore da bullet, altrimenti avrebbe gestito il tempo a disposizione in maniera molto diversa, probabilmente. E qui 1 e 0. Fantastico, fantastico. Ci portiamo a casa 7 punti. Subito scacchiera di analisi, con moltissimo piacere, non si nega la soddisfazione di una vittoria, soprattutto quando il nostro avversario ha un rating particolarmente alto. Andiamo subito a vedere cosa dice il motore. Già in questa posizione, vantaggio netto del bianco, ma qui sappiamo bene quale sia la forza della difesa avvoltoio. Qui cavallo E4 proprio non piace al motore. Per fortuna che il nostro avversario mette il piede in fallo e quindi qui, senza pensarci più di tanto, appena 3 secondi, il bianco gioca cavallo C3. Da notare che dopo il cambio il motore dà comunque vantaggio al bianco. Poco, ma glielo dà. Noi ci crediamo poco. Siamo ben soddisfatti della piega presa dalla nostra scelta in apertura e qui da notare come le mosse del nero siano molto naturali.
Mezzo punto di vantaggio qui. Il motore propone F5, ma lasciare una voragine in E6 al cavallo bianco non sembra un'idea particolarmente umana. Si preferisce cavallo E5 proponendo un cambio di pezzi, che comunque sia porta proprio a quel tipo di posizioni che tanto piacciono al buon Lucky. E quindi donna A5. Anche se non è la più efficace, di nuovo il motore consiglia F5, ma anche no. Guardate che meraviglia! A me questa posizione per il nero piace un sacco. È molto spontaneo il piano del nero, mentre per il bianco, che si ritrova con queste debolezze croniche, la cosa si fa più difficile. Il cambio non va bene, assolutamente. Bisognava giocare una mossa d'attesa come H3, tanto B per C4 sarebbe efficacemente contrastata dal cambio di donna in B8 per le due torri nere. Ricordo quando il buon Luckmaster era un giovincello, il manuale diceva che una torre valeva come 5 pedoni e una donna valeva come 10 pedoni, e quindi due torri valgono una donna. In realtà, da allora le cose sono un po' cambiate, quindi per fare un calcolo puramente materiale, si approssima l'equivalenza di due torri a donna e un pedone, perché solitamente le due torri sono un po' più attive, un po' più forti di una donna. C'è anche da dire che sono considerazioni di natura generale. Pardon, considerazioni di natura generale da prendere sempre con le pinze. Qui il nero cambia. Corretta la presa di pedone, donna C2. Preferibile donna 8 in questa posizione, torre a 8 in questa posizione, tanto il pedone attaccato due volte, difeso due volte. Quindi non ci sarebbero problemi a tal uopo, ma noi abbiamo preferito una mossa più robusta in puro stile della Key Master. Ovvero scegliamo una mossa che ci dà una debolezza, ma ne fissa due al nostro avversario. Torre B4 non piace, preferibile. Torre B2. Torre A8 sembra buona. Di nuovo bisognava giocare torre B2, torre A1 passivissima. E qui avevamo donna B4. Questa proprio ci è sfuggita. Il motore serve anche per, come dire, rimanere più ferrati su questo tipo di tatticismi. Avremmo avuto in cambio della nostra donna le due torri nemiche. Questo pedone è inchiodato. Forse l'ho vista dopo, sinceramente, non mi ricordo. A ogni modo, quello che è grave è non averla giocata subito in questa posizione. Ci saremmo trovati di colpo con un pedone sostenuto e libero sulla colonna C, un pedone a due scricchiolante e la possibilità di piazzare le due torri sulla colonna A, cosa che ci avrebbe portato anche il guadagno del pedone A. Sarebbe stata un'ottima posizione da giocare. Abbiamo preferito donna A3. H3, qui di nuovo si poteva tentare donna per B4 con la stessa idea di prima, invece qui, non avendola vista, abbiamo preferito aumentare la pressione sulla colonna A e ritrovarsi un avversario che ha tre pezzi pesanti sull'A e il nostro pedone in A2 non deve essere certamente facile. Re H1, grave blunder, che però non sfruttiamo. Non sfruttiamo perché non abbiamo proprio visto durante la partita, sebbene avessimo avuto più occasioni per giocarla, la mossa donna per D4. Proprio ci è sfuggito questo semplice tatticismo. Abbiamo continuato ad aumentare la pressione e l'idea, forse è qui che l'ho vista. Chiedo a voi che seguite il buon Lucky. È qui che ho visto la possibilità di cambiare le torri in B4, sfruttando l'inchiodatura del pedone C3. In realtà si poteva sfruttare
senza scomodare la torre nera, ma utilizzando l'ottima posizione della donna sulla colonna A. Così non è stato, ciò secondo me si farà sentire sulla valutazione dell'accuratezza del Burlachi. Torre 8 in A6 mantiene comunque 2 punti di vantaggio, re H2, donna C5 buona, re H1 di nuovo non funziona. Che avremmo potuto giocare la decisamente più attiva donna F2, però quando ci ricapita di utilizzare il cannone di Alekhine, chissà quando, e quindi donna A7. Il vantaggio del nero comunque sia è robusto, torre A3 viene approvata dal motore, qui il bianco continua a perdere terreno e qui avremmo dovuto cogliere la palla al balzo per giocare donna E3. La donna in E3 sarebbe stato un pezzo fantastico perché avrebbe continuato a premere su C3, su E4 e avrebbe attaccato anche F4 che è indifeso. Donna E3 è quel tipo di mossa lunga gittata della donna che non è sempre facile vedere, soprattutto in una rapida, anche se il tempo non mancava. Qui abbiamo preferito donna 8, mossa di natura puramente posizionale, semplicemente l'idea è quella di non avere la nostra donna su casa scura, visto che l'avversario ha l'alfiere E1 che poteva attaccarla. E inoltre piazzare sulla stessa diagonale dove si trova anche il monarca avversario, la nostra donna, ma oggettivamente in E3 avrebbe fatto un figurone la nostra dama nera. Così non è stato, la partita va avanti e qui per rompere un po' quello che è l'attuale equilibrio, spinta in E6, anche se questo costa circa mezzo punto di vantaggio al buon Lucky. Corretta la ripresa di pedone, torre D1. E qui il motore suggerisce G5. G5, ok, con idea F per G5, alfiere E5, o torre D6, G per F4. Ah, sì. A ogni modo, noi abbiamo preferito la passiva alfiere F8. Scelta che però il motore non approva. Qui avrebbe dovuto continuare con Rook D2 il bianco e invece anche lui finalmente mette il piede in fallo e ci dà l'opportunità di guadagnare finalmente il pedone A2 che è stato fin dall'inizio mira del nero sulla colonna A. Da notare anche i 2 minuti e 58 del buon Lucky contro i 56 secondi del nostro fortissimo avversario, il cui errore principale probabilmente è stato quello di sottovalutare la forza, il potenziale che ha la difesa d'obbligo. Andiamo in B2, di nuovo vantaggio netto, alfiere C6 sembra la scelta migliore, donna E2. Alfiere G7, ottima, e in questa posizione con 1 minuto e 50 contro 47 secondi, il bianco esaurisce il suo tempo a disposizione e quindi il buon Lucky si porta la partita a casa. Abbiamo detto che ci siamo guadagnati 7 punticini, non è poco, abbiamo commesso un errore grave legato al fatto di non aver sfruttato il tatticismo donna per B4 e protagonista alfiere G7 e poi tre imprecisioni. Imprecisioni come donna 8 anziché donna E3, quella mi è dispiaciuta, alfiere 8 anziché G5, ma quella è veramente tosta da vedere. G5 in quel tipo di posizione e poi l'altra mossa dubbia. In questa posizione abbiamo giocato cavallo F6, ma sinceramente definire dubbia in questa posizione
Cavallo F6 mi sembra un affronto, un'ingiustizia contro la difesa d'Ori, che tante soddisfazioni ci ha dato. Da notare che con tre imprecisioni, un errore, 91% di accuratezza. Ma secondo me quel cavallo F6 è ottimo e abbondante. E se la partita ha preso questa piega, è secondo me principalmente grazie alla difesa d'Ori. Che dire? Spero che la partita vi sia piaciuta, guardate che meraviglia. Se sì, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, spargete la voce tra i vostri contatti e che dire. È stato un piacere, alla prossima, un saluto a tutti. Fantastico, veramente.